Matteo Focessati, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere insieme con noi per raccontare di una mostra che apre a Palazzo Ducale a Genova, un punto di attenzione per noi molto, molto bello, perché l'abbiamo raccontato più volte e anche questa volta lo raccontiamo sempre con la nostra cifra della curiosità. Anni 20 d'Italia, l'età dell'incertezza. Lei è uno tra i curatori di questa mostra dal 5 ottobre da oggi fino al 1 marzo 2020 al Palazzo Ducale, come dicevo. Ricordo ai nostri ascoltatori, per avere maggiori informazioni, al sito palazzoducale.genova.it. Ecco, fermiamoci per qualche istante, Matteo Focessati, sul titolo di questa mostra, Anni 20, l'età dell'incertezza. Proprio questa parola, incertezza, perché in quegli anni questa parola aveva un'importanza molto forte. Beh sì, l'incertezza è sicuramente la cifra che chiarisce e che qualifica e che interpreta la complessità di un decennio così articolato, così angoscioso, così pieno di eventi drammatici. È un decennio che peraltro si apre prima, un anno prima, si apre nel 1919 a ridosso della prima guerra mondiale e quindi con tutte le ripercussioni di questo drammatico evento, della carneficina che aveva rappresentato la prima guerra mondiale, ed è un decennio che si chiude nel 1929 con il crollo di Wall Street e quindi con una crisi internazionale che ha anche ovviamente ripercussioni sull'Italia, non solo economiche, ma pensiamo soltanto alla chiusura delle barriere degli Stati Uniti, al flusso migratorio che sino allora aveva caratterizzato appunto i rapporti tra Italia e Stati Uniti. E quindi un decennio in cui l'incertezza è appunto l'atteggiamento che più si riflette sulla cultura del tempo e soprattutto sulle arti figurative. E soprattutto sulle arti figurative che proprio in quel tempo stavano ricercando una nuova, forse una nuova strada, e per l'arte è sempre il momento di cercare una nuova strada, in ogni corrente, in ogni modo, ma proprio in quegli anni. E proprio l'arte legata all'incertezza, forse nella parola arte si superava la parola incertezza, Matteo Focessati. Beh sì, tanto ovviamente è un periodo di grandi cambiamento, se noi pensiamo la cesura della guerra rappresenta ovviamente un momento di svolta, la guerra era stata preceduta da un fiorire di movimenti avanguardistici che avevano una proiezione verso il futuro, invece in questo periodo si ritorna a rielaborare la pittura del passato, gli antichi maestri, spesso quelli 400-500. La mostra si apre con un dipinto di Gino Severini, un pittore futurista, tra i primi firmatari del manifesto dei pittori futuristi del 1910, che si era trasferito a Parigi e che dipinge con uno stile che rimanda appunto alla tradizione classica la moglie che allatta il loro figlio. Sembra un dipinto di pieno realismo, con una pittura analitica che contraddice tutte quelle che erano state le sue ricerche sperimentali nell'ambito del futurismo, ma anche nell'ambito del cubismo a cui lui guardava. In realtà, se poi andiamo a vedere, questa immagine è composta da una struttura geometrica che ovviamente ha una tangenza espressiva con il cubismo. Dall'altro, questo quadro è un quadro, un presagio luttuoso, perché il bambino allattato dalla moglie da lì a pochi mesi sarebbe mancato. E quindi tutte le opere cercano, tutte le opere di questo periodo, le varie correnti che fanno parte del clima del ritorno all'ordine, dal movimento Novecento di Margherita Sarfatti, realismo magico, cercano di ritrovare, come dire, un'ancora di salvezza nel passato, in una idea del tempo circolare rispetto invece a un'idea del tempo proiettata verso il futuro come era stato nelle avanguardie, ma in realtà quello, il tema che è sempre dominante è l'incertezza, un'incertezza che si è espressa in particolare dalle atmosfere di sospensione, di attesa di questo periodo. Veniamo all'immagine della mostra, perché l'immagine della mostra
deve avere la capacità di sintesi, al di là della bellezza che può avere questa immagine, ma soprattutto la capacità di sintesi di un argomento che poi è quello sviluppato nella mostra, in questo caso gli anni 20. E la capacità di sintesi di questa mostra credo l'abbiamo nello sguardo di questa figura che rappresenta il manifesto della mostra, Matteo Focessati. Sì, abbiamo scelto questa figura perché sembrava che incarnasse davvero l'ambiguità, l'incertezza, l'attesa, lo sgomento di questi anni. Il personaggio raffigurato è Renato Gualino, figlio dell'imprenditore, finanziere, mecenate Riccardo, che fu una figura così veramente rilevante nell'economia, ma nella società, nella cultura del tempo. Il suo padre era un amico di Gobetti, era amico di Lionello Venturi, che era il suo consigliere artistico e che fu uno dei pochi professori universitari che rifiutarono di prendere la tessera fascista. E lo stesso Gualino ebbe dei problemi così col regime, tanto da finire al confine lì per alcuni anni. Ecco, suo figlio qui ritratto in un dipinto di Felice Casorati, che in realtà fu poi rifiutato dalla famiglia. Infatti questo dipinto è incompleto. Due anni dopo, siamo all'inizio degli anni 20, il Casorati finalmente realizza il dipinto che la famiglia gradisce, che accetta e che esporrà nel 1926 a fianco del ritratto del padre e della madre, insomma ricomponendo l'intera famiglia. Ma questa incompiutezza del dipinto, che noi abbiamo collocato in mostra a fianco invece di quello accettato dalla famiglia Gualino, è veramente esemplificativa dello spirito, del clima appunto di incertezza che volevamo narrare in questo percorso espositivo, che in realtà si struttura quasi come se fosse una narrazione. Infatti i capitoli, le sezioni sono come una sorta di capitoli di uno storytelling. E la parola storytelling a proposito di mostra è una cosa molto importante, perché qui c'è la narrazione non solamente di un percorso artistico, come ci ha già definito Matteo Focessati, ma come anche diceva poco fa lei, il percorso della storia. Comprendere in che modo noi, visitando la mostra anni 20 a Palazzo Ducale e mettendoci di fronte a queste opere, noi possiamo comprendere lo spirito di quel tempo. Sì, possiamo comprendere lo spirito di quel tempo, almeno questa è la nostra aspirazione, la nostra ambizione, quella di ricostruire un affresco di un periodo che intanto innanzitutto di solito quando si pensa agli anni 20 si pensa ai ruggenti anni 20, si pensa alle atmosfere glamour del Gusto e Deco. In realtà fu un periodo violento, amaro, angoscioso, e questo emerge. E l'altro aspetto che preme sottolineare è che la nostra riflessione è partita anche da una volontà di vedere se c'erano delle tangenze, dei riferimenti, dei confronti con la nostra epoca odierna. Naturalmente fatti distinguo storiografici, esistono delle tangenze, la crisi con cui terminano gli anni 20, noi la stiamo vivendo perché c'è stata una lunga onda di una crisi economica internazionale, gli scontri sociali che allora erano fortissimi, accesi, ancora adesso esistono e permangono in un ambito più internazionale, una dimensione più internazionale, soprattutto con le problematiche legate alle grandi migrazioni. E quindi per noi, credo che per noi e per tutti, penso che sia importante riflettere sul passato per cercare di capire meglio il nostro presente. Gli anni 20 sono gli anni che ci portano, mi corregga se sbaglio, Matteo Focessati, un po' nel tempo della modernità, no? Parlavamo poco fa insieme con Antonietta Pastore a proposito di jazz, e dico questo proprio perché il jazz in Italia ha portato quell'aria di modernità, o l'ha portata anche l'arte? No, beh, dunque l'ha portata sicuramente, l'hanno portata entrambe le ricerche artistiche. Il jazz, come anche il cinematografo, sono molto importanti nella crescita culturale dell'Italia del tempo. E
peraltro in catalogo, noi abbiamo un catalogo che abbiamo volutamente aperto ad altri, non solo ad ambiti di riflessione artistica, ma anche di riflessione letteraria e storiografica. C'è un saggio di Ferdinando Fasce proprio sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, che mette in rilievo come il jazz e il cinematografo americano ebbero una fortissima influenza nella cultura italiana del tempo. Dall'altro lato, certo, anche l'arte dà un contributo alla modernizzazione, e in particolare il movimento futurista, che in questo momento, in questa fase, viene definito dalla storiografia il secondo futurismo, e in cui uno dei temi principali è la celebrazione della macchina, della tecnologia. Addirittura c'è un manifesto, appunto, firmato da Pannaggi, Pampolini e Paladini sull'arte meccanica, una celebrazione della modernità che trova ovviamente un riscontro anche in una crescita economica, tecnologica, che in questi anni è presente in Italia come anche nel resto del mondo. Quando raccontiamo le mostre d'arte, chiediamo sempre ai nostri ospiti, lo chiedo anche a lei, che è curatore, Matteo Fochessati, di questa mostra anni 20 a Palazzo Ducale a Genova, le chiedo di estrarre un'opera d'arte esposta e facendola vedere con parole sue ai nostri ascoltatori. Quale sceglie? Ma guardi, forse alla fine scelgo un dipinto che si chiama di Virgilio Guidi, che si intitola In Tram, proveniente dalle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, perché è un dipinto che è fortemente esemplificativo del nostro percorso. Appunto, dovrebbe raffigurare una serie di personaggi in tram, in viaggio in tram, tra cui anche l'autore, che si ritrae un po' nascosto tra le altre figure. In realtà questo tram, l'immagine dell'interno di questo tram è fortemente dilatato, non sembrano dentro a una, appunto, a una vettura, ma sembrano all'aperto, colpiti da un sole meridiano. I loro atteggiamenti sono sospesi, cristallizzati, fermati, come molte delle opere che abbiamo raccolto, e come molte delle opere, delle atmosfere di questo periodo, un periodo in cui, appunto, di fronte al un'epoca così convulsa, così drammatica, così violenta, spesso i personaggi ritratti, in particolare nelle opere del realismo magico, che è già un ossimoro proprio nella sua definizione, sono bloccati, fissati, sono sospesi in attesa di qualcosa, vivendo appunto l'incertezza di questo tempo. E in questo quadro il tempo proprio dell'incertezza è palpabile, perché c'è una sospensione, come diceva poco fa lei, queste donne che si vedono in primo piano, poi gli uomini col cappello che guardano fuori, da una parte il prete, dall'altro un uomo con un cappello. Ecco, credo che sia veramente, come lei diceva giustamente, che è un paesaggio dilatato. Qui la definizione in tram è qualche cosa su cui che fa riflettere molto. Sì, fa riflettere molto, e appunto incarna veramente quello che è appunto questa tensione, e soprattutto questa sospensione, questa sosta dalla realtà, una sosta dalla realtà che spesso in realtà veramente, come dimostrato dai dipinti che abbiamo selezionato, è anche una fuga, una fuga nel mondo del passato, una fuga nell'irrazionalità, una fuga negli archetipi iniziatici di culture primitive. Matteo Fochessati, oltre al catalogo che ovviamente lei ha curato per questa mostra anni 20 al Palazzo Ducale a Genova, qual è l'ultimo libro che lei ha pubblicato? Beh, dunque, l'ultimo libro che io ho pubblicato è sempre un catalogo di una mostra che sempre avevo curato con Gianni Franzone, ed è una mostra dedicata alla pittura murale in Italia, e in particolare alla figura di Antonio Giuseppe Sant'Agata, un pittore che
realizzò le principali decorazioni delle più importanti case dei mutilati in Italia. La mostra attualmente ancora a Palazzo Reale di Genova, visitabile sino a novembre, e in entrambi i casi li ho curati insieme a Gianni Franzone. Le faccio una domanda su come oggi l'arte viene raccontata. Dal suo punto di vista oggi, come sta la narrazione dell'arte? Ci sono molte possibilità, sono molteplici le possibilità per narrare l'arte. E ci sono, soprattutto, dipende da come ci si vuole confrontare con il visitatore delle mostre che vengono organizzate. Noi abbiamo pensato, nel caso specifico di questa mostra, gli anni 20 in Italia, di dare tante informazioni ai visitatori, e quindi è una mostra che offre diversi livelli di lettura, ma abbiamo dato anche la possibilità, attraverso delle didascalie lunghe, dei pannelli sintetici però chiarificatori delle varie sezioni, abbiamo cercato di dare veramente una lettura che fosse da un lato visiva, naturalmente l'estratto di una mostra, ma anche che una lettura un pochettino più approfondita, cioè a nostro giudizio i visitatori devono essere rispettati e bisogna dargli tutti gli strumenti per poter accedere, ognuno come secondo le proprie potenzialità e i propri interessi, a tutte le informazioni relative alla mostra. E prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è Il Party, un libro di un'autrice inglese che mi sta accompagnando, e nei giorni dell'allestimento, che sono sempre molto faticosi, mi ha fatto ridere e anche mi ha intrigato parecchio. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Matteo Focchessati, curatore insieme con Gianni Franzone della mostra al Palazzo Ducale di Genova, dedicata agli anni 20. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.